Ammesso che inizino le scuole, anche a scuola iniziata non stiamo qua, non è un problema. Tutto pronto per il rientro in classe ad Avellino, si ritornerà con la didattica in presenza da lunedì 11 gennaio, così come da ordinanza regionale che è stata avallata anche dal primo cittadino Gianluca Festa, e conseguentemente ricominciano anche qui a Campo Genova i test antigenici sul personale scolastico e quindi docenti, ma non solo. Si è cominciato nel pomeriggio di ieri e si proseguirà anche per tutta la giornata di oggi, e noi abbiamo ascoltato le parole del dottor Franco Russo. Operiamo uno screening di massa su tutti quelli che hanno a che fare con il nostro territorio, sia residenti ma anche chi viene per lavoro e per altri motivi. Vale per chiunque, vale anche per il mondo della scuola, quindi noi siamo da sempre aperti a qualsiasi collaborazione. Ci fa piacere che possa essere utilizzato questo sistema, perché ormai siamo arrivati quasi a 4.000, diciamo, tamponi effettuati, abbiamo trovato circa 32 positivi al nostro tampone rapido, e di questi 32, 31 poi sono stati confermati al tampone molecolare come positivi, quindi dal punto di vista della statistica ci troviamo. Da medico dico però che la scuola, che è un fondamento della nostra istituzione, noi dobbiamo educare i nostri ragazzi a scuola se possibile, sono il nostro futuro i ragazzi, però a me fa piacere che tutto questo avvenga, ma avvenga nella massima sicurezza, nel trasporto più che nella logistica della scuola stessa. E mi auguro che tutto questo possa essere risolto, ma mi auguro soprattutto che in tutta Italia non ci siano regioni che facciano in un modo e regioni che facciano in un altro, ma ci sia un comportamento unico da parte di tutti i governatori. Ammesso che inizino le scuole, anche a scuola iniziata non stiamo qua, non è un problema. Da medico, sempre da medico, consiglio, per essere sicuri che questo screening venga ripetuto, questo tampone rapido venga ripetuto a chiunque lo faccia, e ritenga giusto farlo ogni 2 settimane circa, perché poi il tempo di incubazione massimo per il virus.